Buongiorno ragazzi, benvenuti. Questa è una lettura per il segno dei pesci. Lo so che è strano perché sto ricominciando con le nuove letture dall'ultimo segno fino al primo, che sarebbe l'Ariete, ma stavolta ho promesso a una cliente speciale che per una volta avrei cominciato dai pesci, visto che i pesci di solito si trovano sempre gli ultimi nell'elenco. E quindi eccoci qui. Questa è una lettura di coppia per i pesci dall'1 al 15 di ottobre. Ah, vi ricordo che è una lettura generica, potrebbe non risuonare con tutti. In questo caso potreste guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se volete invece una lettura privata o una sessione di coaching, inviate un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Cominciamo. Ecco, questo è uno di quei casi in cui io sono contenta che questa sia una lettura generica e spero che non risuoni con tutti proprio. Spero che non risuoni con la maggior parte di voi perché è pesante come lettura e per i pesci, tra l'altro, l'ultimo periodo è stato veramente tosto a livello relazionale. A quanto pare la saga continua e non siete ancora, la maggior parte di voi non è ancora riuscito a uscire dalle difficoltà del momento, perché l'energia generale è quella della temperanza rovesciata, quindi l'ambiente che vi circonda non vi mette a vostro agio per nulla. Sì, qualcuno di voi potrebbe avere anche fretta di risolvere certe situazioni incombenti. Non riuscite magari ad avere pazienza di lasciare che le cose si evolvano da sole nel modo migliore, perché vi sentite proprio a disagio, che siate voi o il vostro partner vi sentite a disagio. Ad ogni modo, questa è la colonna per il segno dei pesci, questa è la colonna per la persona alla quale siete legati, ma vi ricordo che a volte le colonne si invertono, quindi qualcuno di voi dei pesci potrebbe ritrovarsi da questo lato e qualcun altro qui. Si capisce subito chi sta di qua e di qua, ve lo dico subito, perché la persona che sta da questo lato vorrebbe ancora un'opportunità. La persona che sta da questo lato vorrebbe metterci un punto. Quindi, questo diciamo che è in questo momento il modo più semplice per farvi capire dove potete identificarvi. Come ti vedo? Come ti vedo? Allora, se voi dei pesci siete da questo lato, allora voi vedete l'altra persona come un 10 di spade rovesciato, come qualcuno che è stato molto molto male e che sta facendo fatica a uscire da questa fase, qualcuno che sta facendo fatica a mettere veramente un punto, però ecco questa persona nonostante la fatica ci sta provando. Come invece questa persona vede voi come un 5 di coppe rovesciato, quindi voi siete visti come qualcuno che si è attraversato una fase molto pesante nella relazione, però come qualcuno che cerca ancora di mantenere un legame, qualcuno che cerca ancora di creare l'armonia nei rapporti, qualcuno che ha comunque buone speranze per il futuro, che spera in un cambiamento e che ha appunto delle buone possibilità di creare un cambiamento per il futuro. Cosa voi provate per questa persona il 4 di spade? Sembra che tutto tace. A livello emotivo, a livello dei vostri sentimenti. Sembra che in questo momento siete preoccupati più a livello mentale che non a livello emotivo di quello che sta accadendo, perché qualcosa dentro di voi comunque si è rotto, qualcosa è inevitabilmente finita e quindi ecco che dopo una fase di sofferenza vi state prendendo una pausa, o almeno il vostro cuore sta cercando di prendersi una pausa. L'altra persona prova per voi un 6 di bastoni, quindi ecco che l'altra persona forse più di voi sente il bisogno di ricominciare da capo una nuova vita diversa, che sia con voi o senza di voi, e ha veramente la speranza e la possibilità di farlo. Voi vedete voi stesso come un 9 di spade rovesciato, quindi per voi sta co appena cominciando a finire il periodo peggiore, perché avete veramente avuto un periodo tremendo. E sta finalmente cominciando piano piano a finire il periodo peggiore, quindi finalmente qualcuno di voi ricomincia a dormire la notte. Quello che potete fare o dare al rapporto, secondo le carte, è una chiusura, quindi mettere un punto a un ciclo per poterne ricominciare un altro, sia che si tratti di mettere un punto alla relazione, sia che si tratta di mettere un punto a una fase della relazione per permettere appunto di crescere, di continuare ad andare avanti in modo diverso. L'altra persona si vede come un 6 di spade, come qualcuno che sente il bisogno di allontanarsi. Sì,
come qualcuno che, nonostante non abbia ancora dimenticato le negatività avvenute ultimamente, sente il bisogno di allontanarsi, di prendere una pausa da queste negatività. Quello che però questa persona può fare in questo momento è semplicemente dar retta alla propria etica, alla propria morale. Quindi cercare di prendere delle decisioni basate sulla razionalità, sulla logica, non tanto sulle emozioni, ma proprio su una propria certezza in se stessi, una propria sicurezza in quello che si pensa e in quello in cui si crede. Voi vedete il rapporto come un 5 di denari rovesciato, quindi mentre qualcuno di voi ancora sta subendo questo strascico di allontanamento e sente questo allontanamento sempre più forte, invece per qualcun altro si potrebbe trattare finalmente di un rallentamento. Quindi forse cominciate a vedere la speranza di potervi invece riavvicinare finalmente. Infatti quello che voi vorreste dall'altra persona è un fante di denari. Chi sta di qui vuole ancora un'opportunità, vuole ancora migliorare la situazione. Mentre chi sta di qua vede il rapporto come il mago, quindi vede il rapporto come qualcosa di complicato, qualcosa che va elaborato, qualcosa sulla quale bisogna lavorare per tenerlo in piedi, qualcosa anche magari di impegnativo, perché il mago è qualcuno che ha gli strumenti per creare, però deve mettere l'impegno per creare. E quello che vorrebbe da voi o dal rapporto è un cavaliere di denari rovesciato, quindi non c'è in realtà una grossa speranza da parte di chi sta qui di poter andare avanti, ma vediamo gli angeli cosa dicono. Grazia, aiuto inaspettato dal cielo, e ne avete bisogno in effetti. Ne avete bisogno, arriverà in queste 2 settimane di ottobre, quindi aspettatevi comunque una piccola mano di aiuto che quando arriva dagli angeli di solito è invisibile, o meglio, potreste notare qualche cambiamento, potreste notare magari che un giorno vi sentirete particolarmente di buon umore. Ecco, sono questi di solito i modi in cui agiscono i ragazzi del piano di sopra, come li chiamo io. Oppure potrebbe appunto capitarvi un piccolo colpo di fortuna, una coincidenza, un qualcosa che magari cambia l'andamento della situazione e vi porta verso la direzione giusta. Per il resto, se volete saperne di più con una lettura privata, oppure sentite il bisogno di una sessione di coaching per comprendere meglio come uscire da questa situazione, potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.